Anche gli elettori di Lanciano, 35.921 abitanti, saranno chiamati il 3 e 4 ottobre alle urne per scegliere il nuovo sindaco. Dopo mesi di fibrillazione e spaccature, il centrodestra ha trovato la quadra sull'ex sindaco Filippo Paolini, che sarà appoggiato dalla Lega, ma anche da Forza Italia, Fratelli Italia, oltre che da diverse liste civiche. Alleanza con Paolini, Lanciano che verrà, Libertà in Azione e Nuovo Lanciano. Dall'altra parte c'è il centrosinistra di Mario Pupillo del Partito Democratico, che è anche presidente della provincia di Chieti e che non potrà ricandidarsi essendo al suo secondo mandato. A correre sarà così un suo fedelissimo Leo Marongiu, quarantenne, presidente del Consiglio Comunale uscente. Nella sua coalizione Lanciano per Tutti, sei liste: Partito Democratico, Lanciano in Comune, Lanciano per Tutti, Lanciano Vale, Progetto Lanciano e Uniti per Lanciano. Il Movimento 5 Stelle andrà invece per la sua strada con Sergio Furia, che ha vinto una consultazione interna tra gli attivisti che vedeva in lizza anche Licio Bonaffini e Alfonso Valerio. In corsa anche Ivaldo Rulli con la lista civica Rilanciamo Lanciano. Oggi siamo in corso a Trento e Trieste nel comitato elettorale di Filippo Paolini. E allora, anche per rompere un po' il ghiaccio, l'identikit del candidato sindaco Filippo Paolini alle elezioni comunali a Lanciano. Sono avvocato da tanti anni, questa è la mia professione. Naturalmente, se dovessi fare l'elenco anche degli incarichi, sono stato presidente dell'ente Fiera, poi chiaramente chi mi conosce sa che sono stato anche sindaco di questa città, e diciamo che queste sono le cose più importanti. Io a Lanciano sono stato anche giudice conciliatore, sono tante attività svolte in questi anni, sempre nell'interesse della nostra bellissima città. Lei già ha ricordato che è stato sindaco di questa bellissima città dal 2001 al 2011, allora la domanda è questa: come mai la decisione di riprovarci? Sì, una decisione, una scelta condivisa con un gruppo di amici che mi hanno spinto a voler ritentare questa avventura, tra virgolette. È entusiasmante poter partecipare alla vita della propria città, all'amministrazione della propria città. Filippo Paolini è appoggiato da 7 liste, alcune civiche, alcune che si presentano con il proprio partito, e dalla vostra avete anche il partito che negli ultimi anni è venuto un po' fuori nella nostra regione, come quello della Lega ma anche come quello di Fratelli d'Italia. Sì, oggi ci sono due liste importanti come Fratelli d'Italia e Lega. Ripeto, ricordo che anche all'interno del nostro schieramento hanno voluto condividere questa avventura anche Forza Italia, che è un partito di livello nazionale, l'UDC, hanno condiviso con il gruppo delle partite IVA. Sono due realtà, la regione è amministrata dal centrodestra e noi non abbiamo mai fatto trasformismi, siamo identificabili e identificati nel centrodestra e così andiamo avanti. Ha ricevuto già la visita del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, qui nel suo comitato, e lei ha ribadito anche in più volte, anche all'inizio della sua campagna elettorale, quanto fosse importante, una volta che i cittadini potessero scegliere comunque Filippo Paolini alla guida del comune di Lanciano, di costituire una filiera, no, importante con la regione Abruzzo. Beh sì, diciamo che ne ha parlato anche il Presidente, in realtà anche la parola filiera non è che mi piace molto, Il Presidente è stato molto onesto e ha detto che il Presidente eletto lavora per tutti, qualsiasi colore politico, i cittadini sono tutti uguali, per cui al di là dell'avere un rapporto diretto che può essere legato dalla visione politica identica, voglio chiarire che il Presidente della Regione è il presidente di tutti, e anche qualsiasi amministratore dovesse vincere in questa città diventa il sindaco di tutti. Ma non è negabile che poi avere gli stessi rapporti di politici comunque si può lavorare anche meglio. Beh, in realtà al di là dell'amicizia che può essere nata in anni passati, e quella che conta non è tanto la filiera ma quanto una idea, una visione di città legata al proprio modo di vedere, cioè noi abbiamo condiviso il nostro programma di governo, non è che condividiamo le ideologie, anche quelle perché siamo identificati nel centrodestra, ma il programma di governo, la concretezza del programma di governo è quello che interessa
se la Regione Abruzzo ha fatto delle linee del PNRR, è chiaro che noi nel nostro programma di governo abbiamo tenuto a mente le linee guida della Regione Abruzzo. Ecco questo rapporto legato ai programmi, a parte l'amicizia che è un'altra cosa. Lei già ha nominato quello che potrebbe essere il futuro di tutta l'Italia, il PNRR. Quanto è importante avere questo strumento a disposizione poi una volta saliti al governo di una città grande come Lanciano? Ma è strategico, ci attende una sfida epocale. La pandemia purtroppo ha fatto disastri non solo per persone morte, alle quali fa sempre il nostro ricordo, ma anche dal punto di vista sociale. Si sono creati dei grandi squilibri sociali nella nostra società, nel mondo, nel Lanciano pure. Ci attende una grande sfida, le risorse oggi vengono solo dall'Europa, non possono arrivare, lo dicono anche gli attuali amministratori, i trasferimenti dallo Stato sono stati ridotti, sappiamo quello che probabilmente possiamo trovare all'interno delle casse comunali, la capacità di indebitamento dei singoli comuni, è evidente che la sfida passa attraverso i fondi europei. E quale potrebbe essere un obiettivo grazie a questi strumenti? Ma guardi, tra gli obiettivi che questa amministrazione, l'amministrazione in carica, ha messo in campo, ce n'è uno in particolare che avevamo già programmato e pensato noi nel un collegamento ciclopedonale tra il quartiere Santa Rita e Lanciano, il centro, perché è assurdo che chi debba tornare in quel quartiere popolosissimo debba attraversare una strada pericolosa. Ci sono sì marciapiedi, ma l'attraversamento è pericoloso. Quella è una di quelle azioni che potrebbero essere ipotizzate con un finanziamento che probabilmente non potrà essere comunale, ma vedremo poi come. Un argomento è un tema sempre caldo, quanto si parla di campagna elettorale, soprattutto nelle grandi città dove c'è ubicato un ospedale, quello della sanità. Ecco, anche su questo avete degli argomenti ben precisi in campagna elettorale. Ecco, qua siamo in linea con quello che dice la Regione. È venuto l'assessore Verì, ha detto che Lanciano è un'idea di primo livello. Nessuna riduzione di posti letto c'è stata fino adesso, contrariamente a quello che stanno dicendo in giro altre persone. L'ospedale di Lanciano è e rimarrà centrale per la sanità abruzzese, naturalmente parlo della provincia di Chieti. Su questo l'assessore Verì è stata chiarissima. In questo caso troviamo una comunità di intenti, ecco perché all'inizio parlavamo di questo rapporto privilegiato, ma il rapporto è sulla comunità di intenti. L'ospedale è strategico, sull'ospedale dobbiamo continuare a investire e dobbiamo risolvere le criticità che ha l'ospedale. Allora, sicuramente per me la prima criticità è il pronto soccorso. Bisogna trovare il personale, bisogna garantire sempre la presenza di medici giorno e notte, non perché adesso non venga garantito, ma adesso viene garantita anche con un po' di sacrificio da parte del personale medico e paramedico. Dobbiamo avere la certezza, perché è un pronto soccorso di grande livello, un pronto soccorso nel quale in passato, grazie al centrodestra, sono stati investiti 3 milioni di euro all'interno del pronto soccorso. C'è una dirigenza nella persona del dottor Caporrelli che è molto capace e anche lavora con molta passione, per cui su quello non transigerò mai. L'ho detto l'altro giorno, sarà una spina nel fianco dell'assessore alla sanità Verì, ma una spina nel fianco con delle idee, non spina nel fianco per le cose che non servono, per le idee e per far sì che alcune strutture dell'ospedale di Lanciano restino tali e importanti. Preciso, siamo sicuri che a Lanciano non si possono fare le altre operazioni di cardiochirurgia, questo nessuno lo vuole, però ci sono tanti altri segmenti per i quali possiamo dare un messaggio, così come il distretto e così come l'ospedale di comunità. Altro tema importante è quello del degrado, ne ha parlato tanto, ha parlato di degrado, ma non in quanto la città è sporca, ma in quanto in alcune aree, in alcune zone si può fare di più anche per la sicurezza. Sicuramente questo è quello che le persone che mi fermano parlano spesso di degrado. Degrado è una parola molto complessa, perché la gente vuole più sicurezza, vuole più tranquillità, vuole più controllo del territorio, vuole che le regole siano uguali per tutti, vuole che le regole vengano rispettate da tutti, è fondamentale, vogliono che decidano questo. E non parlo di degrado ambientale, perché poi se degrado ambientale la città non è sporca, non nascondiamoci
dietro a un dito, no? A me non piace dire stupidaggine, per cui la città ha bisogno però di implementare sicuramente la raccolta differenziata, lavorare per l'economia circolare come ci indirizza l'Europa e naturalmente mettere in campo altri progetti che non siano soltanto gli eco box inaugurati ultimamente, ma siano qualcosa di più nel settore dell'ambiente, cioè rendere la città nostra ancora più vivibile. Sono d'accordissimo sulle piste ciclabili, ma probabilmente la pista ciclabile di Via del Mare, come dicono tutti quanti, è stato un errore. E il fatto di avere una città più accogliente, anche più sicura, va di pari passo al fatto che poi potrebbe continuare ad essere e a implementare quel turismo, no? Visto che comunque Lanciano è a due passi dal mare, ha delle bellissime chiese, ricordiamo anche il miracolo eucaristico, quindi turismo è anche un argomento importante in vista dei prossimi futuri anni. Allora, una cosa che mi è dispiaciuta molto negli ultimi 10 anni di amministrazione che candida il centro-sinistra è che è stato distrutto il nostro progetto Culto e Cultura. Questo progetto ci ha portato in tutta Europa, ha portato tantissime persone a Lanciano. Culto e cultura, perché noi abbiamo 2 miracoli eucaristici, il miracolo eucaristico di Lanciano è il primo della cristianità che si ricordi, ha avuto sempre tantissimi turisti, sempre tantissime presenze. Su questo bisognerà continuare a lavorare anche in prospettiva del Giubileo 2025. Ecco, altro argomento importante che poi è sempre di pari passo, perché una volta che c'è turismo, una volta che c'è qualità della vita, c'è anche commercio, ci sono anche attività produttive. La pandemia purtroppo ha tranciato le gambe a tante attività, a tante aziende, ecco, e la gente vuole avere quello, vuole avere tranquillità, soprattutto quella tranquillità che deriva dal lavoro. Allora, il commercio è chiaro che la crisi è generale. Vediamo che qualcosa si sta riprendendo. Il fatto stesso, ho detto a alcuni amici che stiamo facendo una sede, che ho fatto una sede elettorale in un locale sotto i portici comunali che in altra epoca non sarebbe mai stato privo di inquilini, è sintomatico della crisi generalizzata. Ho incontrato e incontrerò le associazioni di commercianti. Bisogna lavorare insieme, bisogna mettere in campo idee concrete sulla viabilità, sulle infrastrutture, sui parcheggi, sulla possibilità anche di arrivare con più tranquillità anche dal punto di vista pedonale all'interno della città, e su questo sarà un lavoro che va fatto però insieme a loro, con le loro idee, ma tenendo a mente che noi abbiamo anche un bellissimo centro storico sul quale purtroppo negli ultimi 10 anni non è stato fatto assolutamente niente, e là dobbiamo intervenire immediatamente con un piano particolareggiato, ma anche con un recupero ambientale. Diciamo che questi sono i temi principali della campagna elettorale di Filippo Paolini, che ricordiamo candidato del centrodestra appoggiato da 7 liste. Proiettiamoci a quello che sarà poi il 3 e 4 di ottobre, parliamo di percentuali, perché poi tanta le urne si parla sempre di percentuali. Quando e quanta percentuale possibilità c'è di vincere al primo turno e di andare al ballottaggio? No, questa è una cosa sulla quale non mi pronuncio mai, non l'ho mai fatto prima, non lo faccio neanche adesso. Ho grande rispetto degli elettori. Innanzitutto mi auguro che gli elettori siano tanti, quelli che vanno a votare, che non ci sia astensionismo. Dobbiamo recuperare quella grossa fetta di astensionismo che purtroppo si sta registrando in tutta Italia. E dopo chiaramente quello che deciderà l'elettore a me va benissimo, credo molto nella concezione democratica del voto, per cui non faccio previsioni in questo momento. Ci auguriamo di vincere, è chiaro. Per concludere, in 30 secondi, l'appello del candidato sindaco Filippo Paolini agli elettori di Lanciano. Ma lei all'inizio mi ha chiesto perché mi sono candidato e mi sembra di essere stato molto chiaro. Siamo una bellissima squadra. Siamo una bellissima squadra fatta di persone nuove e persone con esperienza. Su 160 candidati solo 9-10 hanno maturato, una piccolissima percentuale hanno maturato esperienza amministrativa. Gli altri sono tutti 150 o circa, sono persone nuovissime, donne e giovani che hanno voluto condividere con me questa bellissima avventura. Riusciamo e vogliamo coniugare l'esperienza del sottoscritto e di altre persone con il rinnovamento anche generazionale, e molti giovani ci stanno seguendo, così come molte donne. Io mi auguro che gli elettori sapranno apprezzare questa voglia di coniugare esperienza e rinnovamento.
siamo spostati dalla centralissima via Trento e Trieste nel bellissimo Parco delle Rose, Viale delle Rose, dove c'è il comitato elettorale di Leo Marongiu. Intanto, per rompere il ghiaccio col candidato sindaco, facciamo l'identikit proprio di Leo Marongiu. Sono Leo Marongiu, sono ovviamente nato a Lanciano, ho 40 anni, sono dottore in scienze politiche, da 10 anni sono consigliere comunale di Lanciano e da 5 ricopro il ruolo di presidente del consiglio comunale. Nella vita sono un consulente assicurativo, gestisco 500 famiglie lancianesi che mi danno il portafoglio in mano per gestire risparmi e investimenti. Quindi una vita anche vocata alla politica, perché dagli studi universitari si capisce che la vita di Marongiu è una vita politica. Allora partiamo subito. A sostegno per lei ci sono 5 liste, tra cui quella del Partito Democratico, quindi una lista che scende in campo con il proprio simbolo. Che tipo di attività di campagna elettorale sarà questa? Avevamo 5 liste nel 2016, oggi ne abbiamo una in più. Ne abbiamo 6, questo a riprova della grande attenzione, del grande interesse che sta suscitando questa nostra candidatura giovane e fortemente lancianese. C'è una lista di partito, che è quella del Partito Democratico, e ce ne sono 5 civiche con i simboli della città e con su scritto Leo Marongiu. Leo Marongiu rappresenta una storia lancianese, a differenza di quello che vediamo dall'altra parte, dove i simboli delle liste sono infarciti di nomi nazionali. Sarà una campagna elettorale bella, avvincente, entusiasmante, perché in un mese di impegno dovremo costruire 10 anni di futuro di questa città. Una squadra giovane unita e che vuole lasciare e lanciare un messaggio di un cambio di generazione proprio nel comune frentano, è così? Sì, noi vogliamo lanciare un messaggio generazionalmente forte, questo perché nelle nostre liste sono tante le persone nuove che si sono avvicinate, ma soprattutto vogliamo lanciare un messaggio su un nuovo metodo di governo. Dall'altra parte vediamo chi vuole tornare a 20 anni indietro con vecchi schemi e vecchi metodi. Di qua noi vogliamo costruire una città che guardi al 2031 con un nuovo metodo di governo incentrato sulla prima parola che vedete anche nella mia sede elettorale, l'ascolto. Cioè ascoltare e prendersi carico dei problemi di tutti i cittadini di Lanciano e delle 33 contrade. Oltre all'ascolto sono altri 4 le parole chiave della sua campagna elettorale. Partiamo dalla prima, che è quella della sicurezza. Sicurezza, non solo la sicurezza declinata come ordine pubblico, ma anche e soprattutto la sicurezza nei luoghi dove andremo a formare le giovani generazioni lancianesi. L'amministrazione uscente si è contraddistinta per un'attenzione enorme per quanto riguarda le infrastrutture scolastiche. Noi vogliamo proseguire su questo, infrastrutture sicure dove formare i nuovi lancianesi e le nuove lancianesi e soprattutto ampliare i servizi a sostegno delle giovani coppie con gli asili nido. E poi ovviamente un'attenzione importante alla sicurezza. La sicurezza non è uno spot, non può essere uno slogan. La sicurezza è prendere di petto i problemi della città e noi vogliamo affrontarli con serietà, ma senza propaganda, innanzitutto procedendo in quello che abbiamo già fatto, ossia implementando le zone che sono sorvegliate dall'area di videosorveglianza, che sono sempre di più nella nostra città, che sta diventando sempre più sicura e a misura d'uomo. Altro tema importante, ovviamente, in tutti i comuni dove c'è ubicato, come abbiamo detto spesso, un ospedale, c'è di conseguenza il tema della sanità, che a volte è un problema, a volte è una risorsa. Ecco, questo come lo vede lei? Mi manca un caro amico in questa battaglia elettorale, Pino Valente, che è scomparso anni fa. Con lui ci accomunava una passione formidabile per il nostro ospedale Renzetti. Battaglie su battaglie portate avanti. Siamo riusciti a cambiare quello che voleva fare il centrodestra 10 anni fa, quello che voleva fare la filiera Paolini-Verì, che è quella che vorrebbero riproporre oggi, ossia delocalizzare l'ospedale di Lanciano. Noi siamo stati protagonisti della localizzazione dell'ospedale di Lanciano in centro, del progetto del nuovo ospedale di Lanciano nel centro della città. Ma non ci interessa solo il contenitore, ci interessa anche il contenuto. E serve oggi un'amministrazione comunale che riesca a rispondere in modo forte e incisivo anche nei confronti delle politiche sanitarie degli ultimi 2 anni della Giunta Marsiglio, che stanno svuotando l'ospedale di Lanciano.
Di fronte a queste politiche sanitarie non c'è bisogno di un sindaco che si accomoda a quella corrente politica, c'è bisogno di un sindaco che sappia di cosa parla, perché ha sempre affrontato i temi dell'ospedale e soprattutto sappia alzare la voce quando serve. Il Covid quando ha inciso su questo tema? Il Covid ha inciso molto. Io sono orgoglioso di quanto siamo riusciti a fare in quest'anno e mezzo per l'attenzione mostrata sul tema del Covid. Siamo stati la città, una delle città più importanti che si sono mosse per costruire e organizzare un sistema di vaccinazioni efficaci. La nostra struttura, il Palamasciangelo, con l'aria condizionata, con l'impianto di riscaldamento, è una struttura che è riuscita a dare comfort a tutti i lancianesi e non solo, a tutti gli abitanti del comprensorio che si sono venuti a vaccinare nella nostra città. Ma soprattutto siamo riusciti a essere prudenti, molto prudenti durante la fase più acuta del Covid. Ma questa attenzione noi la porteremo avanti ancora. Se è vero come è vero che serviranno altri richiami vaccinali, non possiamo mollare la presa, soprattutto perché abbiamo a cuore sì i bimbi, ma abbiamo a cuore soprattutto il futuro della generazione più anziana, che è quella che dobbiamo tutelare di più. Ecco perché da questo punto di vista tutela della sanità, tutela della salute sono tra i primi punti del mio programma di governo. Cambiamo argomento e entriamo in quella della sostenibilità. Che cosa significa per lei questo tema e in quali modo, nel caso i cittadini di Lanciano scegliessero Leo Marongiu, attuare questo tema importante? I cittadini di Lanciano ricordano benissimo che abbiamo preso una città al 25% di raccolta differenziata con bidoni strapieni e maleodoranti e oggi abbiamo una città che sfiora, che supera il 70% di raccolta differenziata, significa una città più pulita e che riesce a attuare un fortissimo risparmio ambientale perché ricicla di più. Oltre a questo devo segnalare anche il cambio di tutta l'illuminazione pubblica che abbiamo fatto in questi anni con la tecnologia LED. Sono solo due formidabili azioni messe in campo da questa amministrazione comunale e che hanno migliorato la qualità della vita dei nostri cittadini. Ma sostenibilità significa anche inserire il tema della mobilità. Noi vogliamo una città dove chi vuole fruire dentro un'attività commerciale non debba parcheggiarci in seconda fila, ma ci possa arrivare anche attraverso mezzi di nuova mobilità sostenibile, anche estendendo le pedonalizzazioni a centro città, anche dotandoci finalmente di zone di parcheggio di scambio. Una città completamente nuova, una città il 2031 deve rappresentare un obiettivo per avere una città completamente nuova, sostenibile e capitale dell'ambiente della nostra regione. Cittadini e commercianti, no? Che poi sono quelli che lei ha chiamato in causa per questo tipo di nuova mobilità, sono pronti a questo cambio radicale secondo lei? Giusta domanda. Dico sempre a tutti i cittadini, votare noi significa fare una scelta coraggiosa, dove ognuno di noi sacrifica un pezzettino di comodità per avere però una città più sostenibile, una città più attenta all'ambiente. Questo è il sacrificio che chiediamo a tutti i cittadini. Siamo pronti a fare questo salto insieme? Siamo pronti a far entrare Lanciano tra le migliori tradizioni del centro-nord ed europee? Io voglio provarci con tutti quanti voi. Dobbiamo essere pronti a portare Lanciano laddove nessun altro può portarla. Per questo ci vuole inclusione. Per questo ci vuole inclusione. Inclusione significa una città che si prenda cura di tutti, che si prenda cura dei bimbi, che si prenda cura delle giovani coppie, che si prenda cura dei più anziani, che si prenda cura delle tante povertà che sono presenti in questa città e che noi dobbiamo accompagnare. Accompagnare con politiche volte ad un sostegno sociale incisivo, forte, ad una vicinanza fianco a fianco a chi soffre, perché la città non può essere ricca, non può essere prospera se non si prende cura anche dei più bisognosi e noi questo vogliamo realizzare. Quale con questi fondi che potrebbero arrivare dall'Europa, se c'è un obiettivo, se c'è un'opera che lei vorrebbe realizzare qualora i cittadini di Lanciano le dessero il consenso, no? Dopo il 4 di ottobre? Il Comune di Lanciano ha presentato tante schede progettuali per cercare di prendere i fondi del Recovery Fund. Sono tante, è un comune virtuoso da questo punto di vista, però c'è un problema su tutti che dobbiamo affrontare, quello del dissesto idraulico e idrogeologico.
è una cosa che non si vede, che forse non porterà consenso in modo diretto, ma che attiene alla sicurezza della nostra città. Noi dobbiamo investire per risanare il sottosuolo della nostra città. Il 3-4 i cittadini di Lanciano sono chiamati, ottobre ovviamente, sono chiamati al voto. Crede che si potrà decidere il sindaco al primo turno o ci sarà bisogno del ballottaggio? Io credo che si potrà decidere il sindaco al primo turno, perché ci sono due coalizioni che hanno probabilmente asciugato gran parte del consenso e soprattutto perché io sento grande entusiasmo rispetto alla nostra proposta. Siamo pronti a tutto, siamo pronti a vincere al primo turno e siamo pronti a vincere al ballottaggio, purché la città sappia operare una scelta coraggiosa e forte e di cui non ho assolutamente dubbio. In 30 secondi allora l'appello del candidato sindaco Leo Maroncio agli elettori del comune di Lanciano. Ogni lancianese si troverà dentro la scheda elettorale con un dilemma: a chi delegare il futuro dei miei figli, a chi delegare il futuro dei miei nipoti. Se ogni lancianese risponderà a questa domanda, io sono certo che non potrà fare altro che scegliere la squadra più armoniosa, più unita e la squadra che può condurre questa città meglio di chiunque altra nel futuro. Lanciano 2031. Siamo adesso in via Dalmazia, dove c'è il comitato elettorale Rilanciamo Lanciano per Rivaldo Rulli, sindaco, che incontriamo e a cui chiedo una domanda subito per rompere il ghiaccio, che è quella di fare il suo identikit. Rivaldo Rulli, 64 anni, in pensione dal 1 luglio, è una scelta che ho fatto anche in relazione a questo progetto, perché io come compito di lavoro ero ispettore e igienista degli alimenti e quindi per rendermi più compatibile, più alla portata di tutti, senza creare problemi e motivazioni di subordinazione, ho deciso di andare in pensione, così come da cittadino libero mi presento alla città di Lanciano. Sono stato un veterinario e sono ancora un veterinario, ho fatto il dirigente ASL per circa quasi 40 anni, ho insegnato all'università a Chiti per 6 anni e adesso mi voglio dedicare alla mia città. Sono un padre di famiglia, sono sposato con 3 figlie femmine e una nipotina. Il mio hobby, lo sanno tutti, è il cabaret, mi piace far ridere, mi piace far star bene la gente in tutti i sensi, per questo mi sto candidando. Ecco, lei in questi giorni ha detto né a destra né a sinistra, rimettiamo Lanciano al centro. Sì, è uno slogan copiato anche dal fatto che spesso di consueto si sente dire rimettiamo palla a centro. Allora rimettiamo Lanciano a centro, perché Lanciano oramai è stata, lo dicevo anche prima, bombardata, è stata declassata, è stata retrocessa in tutti i suoi ruoli. Lanciano città capitale e comprensorio, oggi ci è rimasto ben poco di questo retaggio ancestrale che è stato utilizzato nella nostra città, dando un'importanza e un significato notevole anche come riferimento territoriale. Né a destra né a sinistra, non perché io sia contro i partiti di destra e di sinistra, ci mancherebbe altro. Il discorso è molto più profondo. Un centrodestra e un centro-sinistra stantio a Lanciano, perché si ripresenta con lo slogan il nuovo che avanza, invece nella componente di centrodestra abbiamo che si ripete il copione di 10 anni fa, 20 anni fa, con gli stessi candidati, e ci sono alcuni che si sono candidati per 7 legislature, quindi 35 anni che fa il consiglio comunale a Lanciano, stessa cosa centro-sinistra, quindi noi al centro in questo caso, perché Lanciano deve autogestirsi. Io mi candido come sindaco perché il mio slogan è questo: io non devo prendere ordini dall'alto dei partiti, ma io devo eseguire soltanto le volontà dei miei cittadini, devo rispondere precisamente alle esigenze della mia città, quindi né a destra né a sinistra, lo dico adesso e lo dirò anche dopo le votazioni. Le prime votazioni. Per quello ha scelto anche di scendere in campo con una lista civica e senza l'appoggio di nessun altro partito. Certo, infatti la nostra è puramente una lista civica, le altre sono liste civiche per modo di dire, perché sono tutte liste di appoggio al centro-destra o al centro-sinistra. Non ho capito che senso può avere fare 7 o 10 liste, io ne ho fatta una, bene, fatta, formulata bene, davvero c'è il nuovo che avanza, perché sono tutte
tutti candidati per la prima volta professionisti seri, cioè ad eccezione di un unico candidato, che è il capolista, che è avvocato Franco Fanci, che si è candidato una sola volta in vita sua. È una persona esperta, una persona che ha esperienza e quindi ci è utile. La lista nostra è una lista che, dove traspare una grande garanzia di innovazione, grande entusiasmo e finalmente anche dei volti nuovi, insomma, perché sempre le stesse facce, stessi, per fare cosa? Dicono male a chi ha amministrato, ma hanno amministrato loro 10 anni il centrodestra e 10 anni il centrosinistra. Quindi in 20 anni se Lanciano è decaduto così in basso è perché l'hanno voluto loro. Allora, noi siamo la vera alternativa, noi siamo la novità, noi siamo il nuovo, quindi votate a noi, o al limite votate 5 Stelle proprio, cioè questo è il campo d'azione, perché loro, sia centrodestra che centrosinistra, non portano notizie e novità. Veniamo ai temi principali della sua campagna elettorale, partiamo da quelli dell'ambiente e della salute ovviamente. La salute è un tema fondamentale, soprattutto quando si parla di sanità e c'è un ospedale. Si sono fatte un sacco di chiacchiere, ormai da 20 anni che dicono Lanciano farà l'ospedale nuovo giù in Val di Sangro, lo farà qua, lo farà là, non si capisce. Noi abbiamo delle idee molto chiare, noi vogliamo innanzitutto riqualificare il nostro ospedale, ridargli le condizioni essenziali che ha sempre avuto per un riferimento giusto, doveroso, necessario per la cittadinanza e anche per il territorio. E abbiamo anche prospettato un'idea di progettualità, di realizzare una parte di ospedale nuovo vicino all'ospedale che già esiste, quindi senza buttare in aria tutte le spese che si sono avute negli ultimi 20 anni, perché realizzare una torre ospedaliera che magari di 10 piani vicino al Palazzo dell'Eccesso, sui terreni di fronte all'ospedale, sempre in accordo con gli eredi, chiaramente in buon accordo con gli eredi, per realizzare 10 piani, 8 piani di attività di ospedale con chirurgia, ortopedia, traumatologia, neurologia e tutto il resto, e utilizzare la parte antica dell'ospedale anche come poliambulatori, centri di prevenzione e quant'altro. Ma non solo soltanto la questione dell'ospedale, anche la questione dell'assistenzialità, dell'assistenzialismo in genere. Quindi noi sul sociale abbiamo scritto tantissimo sul nostro programma, perché è uno dei problemi più importanti del nostro progetto. Vediamo anche un tema che negli ultimi anni ha caratterizzato non solo Lanciano, ovviamente Lanciano perché fa parte della regione Abruzzo, quindi la stessa nostra regione, è quella dell'acqua. L'acqua, certo, questo è un problema molto grande, grave e grande, perché? Perché noi Lanciano abbiamo visto moltiplicare i prezzi dell'acqua in maniera esorbitante negli ultimi 10 anni. Il servizio però di pari passo è andato a degenerarsi e sta a squalificarsi. Purtroppo ecco uno dei motivi per cui io non sto né a destra né a sinistra, perché facciamo un esempio pratico. Se il sindaco di Lanciano, il mio riferimento è tutt'altro casuale, ma voglio dire, se il sindaco di Lanciano dovesse essere di destra o è il presidente della SASI, che è il consorzio che gestisce la distribuzione dell'acqua, dovesse essere del centro-destra, è chiaro che non si creano problemi. Consideriamo che Lanciano rappresenta, ha una quota di rappresentatività dentro il consorzio SASI notevole, come se ha le stesse possibilità di gestione di 15 comuni. Quindi l'incidenza politica di Lanciano con la SASI è notevole, ma questo si può fare se il sindaco è libero di poterlo fare. Se il sindaco è di uno stesso schieramento politico di chi gestisce la SASI, è chiaro che non si fa niente, e così si rimane. Allora, se io dovessi essere sindaco, io poi al presidente della SASI lo so io quello che gli devi dire per gestire l'acqua e per far tornare l'acqua a Torremarino, per essere garante, garantire l'acqua in tutti i momenti, così come anche nelle altre città, perché io sono d'accordo che può esserci un momento di maggiore necessità di acqua e di maggiore disponibilità, ma è una regola che deve valere per tutti. Ci sono dei quartieri che l'acqua a Lanciano non ce l'hanno, 24 ore su 24, questa è una cosa che va vista. E poi un problema anche che lei mette nel suo programma elettorale è quello del sociale. Ci riagganciamo un po' al diritto alla salute, ma il sociale un po' in generale è un problema che attanaglia. È importantissimo il sociale. Il sociale non è un optional, il sociale è una delle parti più importanti del programma, perché va realizzata e va riqualificata una struttura all'interno e va concepita una posizione all'interno dell'amministrazione comunale che gestisce tutte queste attività. Lei ha visto quante associazioni. Noi Lanciano è una città ricchissima di associazioni.
associazioni, io le voglio ringraziare tutte, sono 30, 40 associazioni che gestiscono e operano sul sociale, però a volte sono allo sbando perché devono ringraziare solo la loro iniziativa privata, così autonoma. Ci vuole invece l'adozione da parte del comune di un ufficio specifico, ma con il portafoglio, tanto per intenderci, qualificato, competente, capace, che possa far interagire tra loro queste attività, che possa creare un sinergismo d'azione e possa far capire alla città che il sociale non è un problema relegato solo a chi ha il problema. Il sociale è un problema di cittadinanza, socialità, educazione, religiosità, umanità, tolleranza, coerenza, insomma il sociale appartiene a tutto, a tutti. Quindi ridare e rimodellare questa città in relazione a questa esigenza, un assistenzialismo sì, ma reinserimento, spazi, abbattimento delle barriere architettoniche. Lei pensa che ci sono dei marciapiedi a Lanciano che non ci, nemmeno le persone abili totalmente possono passarci, una donna con il passeggino non può camminare via le Cappuccine perché ci sono le radici che escono fuori dagli alberi. Poi un'altra cosa, il sindaco non deve essere una persona che si nasconde, che non si fa vedere dalla gente e fa finta di telefonare per non farsi fermare per strada. Io farò il sindaco di tutti, questo voglio fare, voglio parlare con la gente, perché io sono abituato a farlo. Io sono abituato a bagnarmi in mezzo alla gente, l'ho sempre fatto, chi mi conosce lo sa. Perché il comune deve essere aperto e deve essere il punto di riferimento del cittadino, per tutto, per tutti i servizi. Con il Covid il lavoro ha avuto un problema in più, no? Perché già non avevamo troppo sviluppo nella nostra regione, il Covid ne ha abbassato ancora di più. Quali potrebbero essere delle idee? Chiaramente Lanciano vive questo problema così come le vivono le altre città, per l'amor di Dio, non è un fatto politico, è un fatto generale. Però è chiaro che Lanciano deve salvaguardare delle ricchezze che ha, e su questo entriamo in un altro capitolo del programma, che è quello del turismo, e quindi accettabilità, possibilità di poter ricevere questo turista, che pellegrino, perché noi siamo sede di un miracolo importantissimo, il miracolo eucaristico, che io dico sempre, lo dico in senso ironico, ma culturalmente onesto, che il miracolo eucaristico potrà fare ancora tanti altri miracoli. Uno di questi è il miracolo del turismo, perché è vero che sì, vengono i pellegrini, però i pellegrini non vanno aspettati. Vanno invitati, vanno presi. La prima cosa che farò, se dovesse essere sindaco, vado in tutte le unità ecclesiastiche d'Italia, in tutte le comunità religiose, anche a Padre Pio, vado dovunque, dove c'è anche San Gabriele, dovunque vado a fare contratti con i produttori di questi pellegrinaggi, anche all'estero, a Mezzogiorno, dovunque vado, e vado a informare di questo miracolo, e farò una politica per poter garantire al pellegrino, tra parentesi turista, garantire l'ospitalità a Lanciano, perché il pellegrino turista che arriva a Lanciano è un turista che induce turismo. Io vengo a visitare San Francesco, il miracolo, però mi trovo bene perché vado sulla costa di Trabocchi, vado sulla pista ciclabile della area di risulta della Ferrovia dello Stato, vado a conoscere la Basilica di San Giovanni in Venere, mi godo le montagne, mi godo il territorio, mangio bene, bevo bene, conosco a te, conosco a lui, mia figlia conosce te, si sposa con tuo figlio, viviamo Lanciano, giriamo, facciamo shopping, ridiamo vita al centro storico di Lanciano, che è spento e morto, l'unico centro storico in Italia che ha la più bassa densità topografica in tutta Italia. Ecco, e questi sono problemi interconnessi. Ma questo va anche connesso con mobilità e viabilità. Certo, e anche la ZTL, lo vede questa strada qua? Questa è l'unica strada che porta da Lanciano dal nord al sud, è la via Dalmazia, ok? Dalla parte alta di Lanciano, o fai la tangenziale, cioè esci fuori, o se no passi qua, fino a un anno fa, penso anche meno, era l'unica strada. Adesso hanno riaperto anche la salita delle poste, che la vecchia amministrazione ha preferito chiudere in relazione al fatto che ci fosse ogni tanto il mercato. Però sai cosa vuol dire una sola strada? Su questa strada ci sono 6 bar, 4 pizzerie, ristorante, uno di fronte a noi, la banca, cioè se vede quante macchine si incolonnano, se uno si ferma e deve parcheggiare o deve fare una manovra, oppure si ferma e trova un amico, no? Per strada, ciao Antonio, come stai? Lanciano è bloccata in due, non si può passare da una parte all'altra, e non so chiacchiere. La ZTL ha una funzionalità giusta e logica in relazione a tante altre attività, non è un'imposizione sulla città, non è una punizione al cittadino la ZTL. La ZTL deve servire paradossalmente a snellire il traffico, non a bloccare la città.
Quando nel primi anni del 1900 il famoso Berenga ha avuto l'idea di allargare la nostra città, parlo di un nome illustre di Lanciano, che ha pensato di ampliare la città e di sgombrarla dalla parte storica e vecchia, di aprire il corso nuovo verso la zona della Fiera, Villa Andreoli, Via del Mare, ha aperto e ha dato respiro, la città è cresciuta. Il sindaco nostro, uscente, dopo 100 anni è andato indietro, ha ribloccato Lanciano e ha spaccato tutto il lavoro di Berenga. Noi siamo in conclusione, potrebbe parlare di tanti altri temi, ma siamo in conclusione. Però mancano due domande, prima dell'ultima facciamo questa. Purtroppo lei, troppo per lei, si troverà a giocare una partita importante contro dei mostri sacri, cioè ovvero delle persone che vengono supportate da più liste civiche e da più partiti. Lei invece ha solo la sua lista. In che cosa spera il 3-4 ottobre? Prima di tutto spero il fatto che loro non sono sacri. Perché dov'è la sacralità? Sul fatto di voler spostare il monumento ai caduti? O sul fatto di cambiare nome a Piazza della Vittoria e mettergli nome Piazza dell'Unione? Mostri, sì, mostruosi, è mostruosamente brutto quello che hanno fatto. La mia fiducia è nella gente di Lanciano e nella grazia di Dio. Non ho altra ambiguità. Non ho, per me fare il sindaco non è, come per molti è stato, e penso per molti vorrà essere, un punto di partenza. Per me fare il sindaco è un punto di arrivo. Arrivo e là mi fermo e là voglio fare e lo voglio fare bene. Se la città vuole, se la città non vuole, io la mia parte l'ho fatta. Io sono contento, io farò tutto affinché sia fino alla fine coerente in quello che dico e quello che faccio e come vivo. Per il resto Dio vede e provvede. Allora, i mostri sacri, lo sai la storia del mostro, no? Basta una fionda per battere un mostro. Ora siamo in conclusione, in 30 secondi l'appello al voto del candidato sindaco Ivaldo Rulli ai cittadini di Lanciano. Amici di Lanciano, carissimi amici, riflettete su una cosa, riflettete sul fatto che chi vi sta promettendo di migliorare questa città, di volerla rinnovare, chi vi sta dicendo che si presenta con il nuovo, chi vi sta promettendo mare e monti, altro non è che la vecchia formula esistente 10 anni fa e 20 anni fa, gli stessi nomi, gli stessi consiglieri, gli stessi candidati e gli stessi sindaci. Quindi, cari amici, almeno per il centrodestra, per il centrosinistra no, non è lo stesso candidato sindaco, però per il centrodestra è tutto. Però per il centro-sinistra, l'ho già detto prima, i candidati sono abbastanza antichi sotto questo aspetto. Quindi io vi prego di riflettere. Se voi volete, io sarò a vostra disposizione. Voi sapete che io non sono improvvisato nel fare le cose a Lanciano. Tutte le cose che ho detto di fare le ho fatte e le ho fatte bene. Le ho fatte fino a che qualcuno mi ha cacciato da Lanciano e io ho continuato a farlo dall'altra parte. Ciao, vi auguro buone feste di settembre. Lanciano, per le prossime elezioni del 3-4 ottobre, scende in campo anche il Movimento 5 Stelle, candidato sindaco Sergio Furria. Intanto, chi è Sergio Furria? Sono nato a Torricella Peligna e da quando avevo 3 mesi mi sono trasferito a Lanciano. I miei mi hanno portato a Lanciano. È stata una fortuna, ho cominciato a vivere Lanciano dalle contrade, perché ho abitato in via Iconicella e successivamente ho fatto gli studi qui a Lanciano. Poi nell'ambito lavorativo sono entrato in Poste Italiane, dove ho ricoperto, all'interno della quale ho ricoperto diversi ruoli. Ultimo è stato quello di collaboratore alla direzione dell'ufficio postale principale di Lanciano. Adesso attualmente sono pensionato. Da dove viene la scelta di candidarsi alle prossime amministrative? Mi sono ritrovato sempre a parlare con gli amici delle problematiche della città, senza riuscire però mai a poter incidere. E dopodiché ho conosciuto alcuni amici del movimento, ho riscontrato che era un movimento serio, onesto e che poteva permettermi di contribuire alla buona riuscita dei programmi per la città. Come detto, ci sarà dunque anche il Movimento 5 Stelle, che però a differenza di altri comuni ha deciso di andare per la propria strada non unendosi al Partito Democratico, comunque al centro-sinistra. Come mai questa scelta? Noi non è che abbiamo fatto da subito questa scelta,
Abbiamo provato, non personalmente, ma successivamente anche personalmente, abbiamo provato a trovare dei punti d'intesa sui programmi con gli altri candidati. Abbiamo notato che mentre noi avevamo prima un programma, stilato un programma, e successivamente poi abbiamo fatto, c'è stata la scelta del candidato sindaco, che è venuta fuori, voglio ricordare, anche da un voto primario, perché eravamo in tre i pretendenti, dopodiché c'è stato un voto primario e sono risultato vincitore. Quindi di conseguenza, mentre noi avevamo un programma all'inizio e il candidato sindaco successivamente, abbiamo notato invece che altri erano un po' in ritardo con la stesura del programma, e quando ci siamo visti, o quando altri del movimento si sono visti, non hanno trovato punti di incontro in quel momento, e di conseguenza abbiamo scelto di andare da soli. Ecco, nel programma elettorale tra i punti salienti c'è anche quello intanto di creare un patto dei sindaci, anche per riportare Lanciano a contatto con le realtà che le sono vicine. Sì, Lanciano è stata da secoli, secoli fa è stata al centro della Frentania, si può dire che era il capoluogo della Frentania. Che cosa è accaduto? Che con l'andare avanti si è venuta sempre a marginalizzare questo ruolo, non penso per questione di campanili, ma anche per questioni politiche, e attualmente l'unica via che vediamo per mantenere i servizi che abbiamo sul territorio e svilupparli è quella di creare un patto con i sindaci degli altri comuni, fare fronte comune, più potere contrattuale, per evitare che poi altre città più importanti come Chieti e Pescara venissero a far man bassa dei nostri servizi. Punto fondamentale e importante di questa campagna elettorale, soprattutto del Movimento 5 Stelle, è quella della transizione ecologica, in cui il partito a livello nazionale sta dando un forte impatto. Sì, la transizione ecologica, difatti noi siamo per una città che sia vivibile, ecosolidale, e nel nostro programma ci sono tante cose che riguardano sia lo sviluppo della viabilità, sia una diversa tipologia di mezzi di trasporto che siano meno ingombranti e meno inquinanti. E c'è il recupero del verde pubblico, noi ne abbiamo tanto, notiamo che molti parchi sono un po' all'abbandono, e quindi già recuperare quello che si ha è molto importante. Dopodiché, se si riesce a sviluppare ancora di più il verde all'interno della città e nel circondario, visto che noi abbiamo queste possibilità, vorremmo che si facesse questo. Ecco, uno sviluppo e un potenziamento, soprattutto, lo dite anche nel programma elettorale, della videosorveglianza, della sicurezza comunque in città. Sì, è normale che soltanto i vigili urbani non possono, visto l'enorme chilometraggio del comprensorio, quindi della città, non possono riuscire da soli a gestire questa cosa. Le contrade in questo momento sono quelle che risentono di più di questo problema, e la collaborazione fra cittadini, polizia urbana e carabinieri e altre forze dell'ordine possono far sì che la sicurezza in città e nelle contrade in particolar modo aumentino. Si va verso il futuro, un futuro che cammina molto velocemente. Digitalizzazione sarà una prerogativa del Movimento 5 Stelle. Digitalizzazione in particolar modo all'interno dell'istituzione comunale, perché molti cittadini adesso, si sono, anche persone anziane, si sono abituate all'utilizzo dello smartphone, e la digitalizzazione dei servizi del comune sono importanti, perché permettono ai cittadini di accedere tramite smartphone a parecchi servizi senza recarsi all'interno del comune. Anche questo può servire a ridurre l'inquinamento, perché evita mobilità
in qualche modo, e noi vorremmo che la mobilità fosse riservata in particolar modo al turismo, che è la cosa che a Lanciano ritengo debba essere valorizzata maggiormente. Cosa si potrebbe fare allora per il turismo? Il turismo, innanzitutto, bisogna organizzare dei pacchetti turistici da proporre a agenzie turistiche esterne e internazionali. Noi abbiamo il miracolo eucaristico, che deve essere la ciliegina sulla torta per quello che riguarda il turismo a Lanciano, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo anche tante altre bellezze da poter ammirare, e il percorso turistico deve partire da tutt'altra parte. Ad esempio, rivalorizzando il Parco Diocleziano, potrebbe partire dal Parco Diocleziano, poi andare su per le contrade di Lanciano Vecchio, fare il giro dei quartieri e poi, ripeto, cosa più importante, giungere al miracolo. Invece, per quanto riguarda le grandi opere, il Movimento 5 Stelle che cosa potrebbe fare, che cosa vorrebbe soprattutto fare? Innanzitutto recuperare e rivalorizzare quello che già abbiamo. Noi abbiamo anche altre cose da poter valorizzare, come la scuola musicale Frentana, e quindi di conseguenza prima rivalorizzare quello che già è esistente all'interno della città, poi successivamente, se si riesce a sviluppare anche altro, ben venga. Siamo in conclusione, in 30 secondi l'appello del candidato sindaco Sergio Furri a tutti gli elettori del comune di Lanciano. Si può dire che come età non mi possa definire estremamente giovane, però posso garantire che a livello di politica sono giovane, non devo rendere conto a nessuno, perché nessuna lobby e nessun potere politico mi ha portato a candidarmi, e quindi di conseguenza sono convinto di poter fare un ottimo lavoro per la città. Non sono un politico di professione e spero di non doverlo diventare. Se la cittadinanza mi darà l'opportunità di entrare all'interno del comune, ci entreremo in maniera molto tranquilla ma molto decisa nella risoluzione dei punti problematici che stanno all'interno del programma.